Ok Fabio, siamo live. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo webinar sul tema della blockchain quale opportunità per le piccole e medie imprese in Italia e in Europa. Questo webinar è organizzato dall'Italian Digital SME Alliance, che è un'associazione costituita da associazioni, aziende, professionisti del settore digitale che lavorano nelle piccole micro imprese italiane e sono interessate al contesto e al mercato europeo. Infatti noi siamo membri anche della European Digital SME Alliance, che è il nostro referente su Bruxelles e che ha il compito di fare lobby, di fare networking, di fare business, partecipazione ai progetti europei e anche disseminazione sulle tecnologie. Infatti oggi parliamo della blockchain, che è una tecnologia che è collegata, è iniziata come il discorso del Bitcoin e con le criptovalute, ma poi negli ultimi tempi si è espansa anche a settori molto diversi, dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e così via. E oggi parleremo di questo e focalizzandosi ovviamente sulle piccole e micro imprese. Il settore in Italia è abbastanza attivo, ci sono molte start-up, un bel numero di start-up europee sono basate in Italia. Alcune grandi aziende hanno già iniziato progetti da qualche anno nell'ambito del blockchain. Il contesto europeo è favorevole perché la Commissione europea investe e sostiene tramite i progetti dell'Horizon, che sono stati anche recentemente rifinanziati per il periodo 21-27, e quindi il contesto generale è abbastanza interessante e favorevole. Però le piccole e medie imprese, le microimprese e i professionisti, oggi come oggi in Italia, fanno ancora fatica a capire qual è il contesto, cosa può essere utile per loro, come utilizzare questa tecnologia, dove può essere messa nel loro business, come possono espandere il loro business con questa tecnologia. È di questo che oggi parleremo con i nostri ospiti. Abbiamo come ospiti Brando Benifei, che è un giovane deputato europarlamentare, rieletto nel 2019, è nel comitato del mercato interno e della protezione dei consumi, ma si era occupato anche di esteri, difesa nel passato e comunque si occupa di innovazione e di digitale. Poi abbiamo con noi Nadia Fabrizio, che si occupa da parecchi anni di blockchain all'interno di CEFRIEL. CEFRIEL è una SRL, una struttura, un'azienda all'interno del Politecnico di Milano che fa ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, quindi ha a che fare con aziende grandi e con aziende piccole. E poi abbiamo Pietro Azzara, che è CEO di Blockchain Italia, quindi un imprenditore, ed è presidente dell'associazione Italia4Blockchain. Quindi lui può darci un punto di vista, diciamo, imprenditoriale, di un'azienda che produce e fornisce servizi. Infine ci sono io, che mi chiamo Fabio Massimo, che rappresento appunto l'Italian Digital SME Alliance e che avrò il ruolo di moderatore di questo webinar. Il webinar è piuttosto breve, quindi piuttosto intenso. Faremo due giri di tavolo, quindi avremo interlocutori che potranno parlare attorno a 6-7 minuti e partirei senza porre tempo in mezzo con Brando, che dal suo punto di vista europeo può darci una visione come si inquadra in questo contesto delle attività parlamentari europee e delle sue attività come parlamentare, che è saldamente basato nel territorio italiano, e con la sua esperienza come si inquadra questa tecnologia. A te la parola, Brando. Sì, grazie molte. Prima di tutto grazie per questo invito, sono molto contento di poter partecipare a un dibattito credo molto utile, molto diciamo sul pezzo anche rispetto alla discussione che stiamo facendo a livello europeo, in quanto proprio qualche giorno fa è stato approvato un testo da parte del Parlamento europeo di proposta alla Commissione europea sulla regolamentazione dei servizi digitali. La Commissione europea presenterà a dicembre una proposta poi legislativa, ma proprio in questa nostra diciamo documento di iniziativa parlamentare che pone delle prime questioni, anche lì nell'ambito più ampio dei servizi digitali si parla dei cosiddetti smart contracts, che sono molto importanti rispetto proprio a un possibile importante utilizzo del blockchain. Quindi ce ne siamo occupati anche nonostante chiaramente la pandemia stia occupando grandissima parte, diciamo, del dibattito, del lavoro. Proprio sui temi digitali, devo dire, di innovazione tecnologica, il Parlamento europeo ha ripreso con vigore negli ultimi mesi un lavoro importante. Abbiamo anche deciso di istituire una commissione speciale sull'intelligenza artificiale, che penso a un certo punto incrocerà comunque anche il blockchain, che lavorerà per un anno, e quindi questo per dire che noi siamo, devo dire, su questo fronte, il fronte del digitale, l'innovazione tecnologica, e dall'altra il fronte della sostenibilità ambientale, sicuramente in un tempo difficile per un lavoro a 360 gradi su tutti i temi abbiamo ripreso a lavorare. Rispetto al blockchain noi possiamo dire, per fare appunto un primo intervento più generale, possiamo dire che noi abbiamo dal Parlamento europeo una risoluzione del 2018 che tratta del tema, diciamo, blockchain sotto diversi aspetti. La potete trovare molto facilmente nel sito del Parlamento europeo. La posso poi condividere anche, diciamo, il numero. Comunque è molto semplice: la risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain, e quindi si trova facilmente, che segnala un po' tutti gli ambiti in cui il Parlamento vede la necessità di un lavoro sia di finanziamento sia di regolamentazione, dai trasporti a le questioni dell'efficienza energetica, settore sanitario, istruzione, industrie creative, settori finanziari. È chiaro, anche nella mia esperienza, io mi sono trovato a lavorare con piccole micro e piccole imprese, che sono un po' il focus anche della discussione di oggi, che hanno iniziato a lavorare su questo fronte, utilizzare le tecnologie blockchain, e devo dire che appunto c'è un ambito alla fine molto ampio su cui lavorare. Dal punto di vista del finanziamento, voglio ricordare, è stato citato prima il tema di Horizon. Nella scorsa programmazione, diciamo circa dal 2016, noi possiamo calcolare negli ultimi 3 anni circa 180 milioni di euro in grants e anche alcuni premi messi in campo all'interno del programma Horizon, proprio per attività legate al blockchain. Per esempio progetti come My Health, My Data, il progetto Decode, che riguarda la questione dell'identità e dei dati personali online, il premio che ha portato a 5 milioni di euro a 6 progetti sulla diciamo la responsabilità sociale legata al blockchain, così come c'è un lavoro in corso per la costruzione di una infrastruttura di servizi europee con il blockchain. Ovviamente noi abbiamo chiaro, e chiudo un po' su questo tema, la necessità di chiudere in qualche modo il gap di investimenti rispetto anche ad altre parti d'Europa e quindi del mondo, scusate, come Europa, e quindi per esempio anche oggi vediamo sia nella fase precedente sia in prospettiva nella nuova programmazione, quella di InvestEU 2021-2027, che come sapete è ancora in negoziato. Oggi sono peraltro queste ore e giorni molto caldi proprio per il negoziato conclusivo, si spera, sul bilancio europeo per i prossimi 7 anni. Anche lì noi con InvestEU, il programma, importante programma per l'investimento, e altri strumenti, stiamo lavorando a aumentare la capacità complessiva di investimento dell'ecosistema europeo su questo fronte, perché è chiaro che questo, per poter essere competitivi, è un tema centrale. Questo appunto, ho accennato al fatto che noi nell'ultimo rapporto, questo del collega Wölken, tedesco proprio di pochi giorni fa, abbiamo approfondito la questione degli smart contracts, anche con proposte chiare alla Commissione europea, ma magari ne riparlerò nella seconda parte della nostra discussione. Grazie. Beh, ti ringrazio molto. Dal panorama che ci hai dato sembra che il Parlamento sia sul pezzo, cioè state seguendo questa evoluzione della tecnologia, non ve la siete lasciata scappare. Ecco. Questo è già un primo messaggio che è abbastanza interessante. Poi magari torniamo meglio sull'aspetto soldi e piccole e medie imprese. Bene, passerei a Nadia. Nadia, allora, grazie. Tu lavori al CEFRIEL, quindi è un'esperienza di tipo vario. Raccontaci un po' questa esperienza. Appunto, avendo questo ruolo dal 1988 di fare questa sorta di messaggero mercurio continuo tra l'industria ed accademia, su blockchain dal 2015 abbiamo attivato un laboratorio con il motto della understanding technology, quindi agnostico rispetto alle specifiche tecnologie. Nel 2015 affrontando anche problemi di tipo di immagine, quindi mi sono fatta promotrice perché appunto nel 2015 parlare di Bitcoin non era proprio rispettabile. Oggi invece la Banca Centrale Europea e l'Europa comunque ha sdoganato la blockchain come tecnologia abilitante, tutta una serie di scenari di trust. E noi in questi 5 anni abbiamo fatto tanta strada con l'Unione Europea, che devo dire è molto blockchain friendly, quindi nei programmi Horizon 2020 abbiamo lavorato, tanta strada con le corporation, perché CEFRIEL ha una tradizione di lavoro con grandi corporation, ma adesso quello che vogliamo fare è anche mettere a disposizione le competenze sviluppate per chiudere il cerchio, come diceva Brando, perché altrimenti se non si chiude il cerchio, un po' la missione di CEFRIEL è una missione anche di fare il trasferimento tecnologico, il cerchio bisogna chiuderlo sulle SME, altrimenti non si chiude. E per chiuderlo c'è secondo me bisogno di 3 cose molto semplici. Uno sono le competenze, le skill, ne parlano tutti, però è così, cioè anche nella blockchain e nell'intelligenza artificiale, e non si può aspettarsi che la piccola media impresa lo faccia da sola. Il secondo sono gli strumenti, e in questo devo dire che l'Unione Europea è fantastica in questi anni, perché anche questa iniziativa che ha citato l'onorevole Brando sull'infrastruttura, come anche penso che avrà qualcosa da dirci sull'infrastruttura Pietro Azzara, cioè il fatto di avere a disposizione reti per sperimentare, anche CEFRIEL nel suo piccolo mette a disposizione un po' di reti per sperimentare, perché poi la tecnologia bisogna anche metterci mano. E il terzo sono gli strumenti di finanziamento che ci sono, che stanno sempre migliorando, quindi siamo in una posizione ottima. Però, per esempio, qui lancio un po' una sfida, sono un po' provocatoria anche con Massimo, con la SME Alliance, cioè bisogna anche smuovere le SME verso, perché gli strumenti stanno arrivando, però anche qui nel catturare i fondi c'è anche un problema, cioè è più un problema di cultura. Poi l'Europa è ben messa sulla blockchain, ci sono tante start-up, ci sono tante competenze, ci sono stati fatti tantissimi progetti europei su scenari. Io nel mio piccolo ho visto quelli sui trasporti, ho lavorato principalmente sui trasporti ferroviari, e siamo hub italiano di questo standard che si chiama Industrial Data Space Association, che si occupa anche di trust decentralizzato per il tema dei dati nell'intelligenza artificiale. Ma gli scenari sono veramente tanti, quindi io da questo punto di vista so che è proprio una questione di chiudere, per me, secondo me, l'anello, e in questo ognuno deve fare la sua parte, perché lo sappiamo bene, chiudere l'anello sulle SME è la grande sfida adesso per arrivare appunto all'impatto, per esempio per affrontare tematiche, anche il tema della sostenibilità. Il tema del trust e della decentralizzazione. La blockchain è un'opportunità, è una prateria, in realtà è una prateria inesplorata, e i 180 milioni dell'Europa sono tantissimi da un certo punto di vista. Dall'altro ci sono delle singole fondazioni, non faccio i nomi, tipo fondazione dell'MIT o a Singapore eccetera, che prendono in una volta sola 50-60 milioni di euro. Quindi sicuramente la via europea non può essere la via la via di Singapore o la via degli Stati Uniti, è una via diversa, cioè l'Europa ha scelto una via diversa che è appunto la via anche inclusiva rispetto alle SME. Bisogna fare un po' di azione anche culturale per smuoverle, per me. Non so se avete delle domande, se no passerei. Allora, mi è piaciuto questo quadro estremamente positivo, però con una grande sfida sostanzialmente, perché tu dici, il quadro appunto c'è, ci sono tutta una serie di elementi positivi, però qua se non si mette a terra, dopo il problema ce l'abbiamo sostanzialmente, se ho ben capito, è un po' questo il tuo perché allora i trend, CEFRIEL lavora sul tema blockchain, non parliamo su altre tematiche, o con le corporation oppure in fondi di ricerca dove ci sono tranquillamente start-up e larghe corporazioni. Il grande assente in questo momento sono le piccole e medie imprese, anche per una difficoltà proprio di coinvolgimento che secondo me è anche un fatto anche culturale, perché poi le opportunità non sono solo che cosa può fare la blockchain per le SME, ma secondo me c'è anche tanto cosa possono fare le SME per il mercato blockchain, cioè anche che cosa possono fare le piccole realtà per il mercato blockchain, oppure quindi anche viceversa. Le start-up magari riescono meglio a cogliere l'opportunità iniziale in fase di seed e quindi entrano comunque in un discorso. Però se una piccola impresa, per esempio, volesse iniziare a usare le criptovalute, gestire le criptovalute, registrare dei servizi, non è tanto, secondo me, non è tanto la mancanza di normativa. Le regole magari sono difficili, ma noi in Europa siamo messi meglio che in molti altri posti. Cioè, e anche in Italia, tra virgolette, siamo stati quasi dei pionieri da un certo punto di vista. Magari è un pochino difficile capire cosa fare, ma le cose si possono fare. Quello che manca è proprio la spinta culturale. Il coinvolgimento diretto. Bene, ci torniamo dopo nel particolare. Passiamo a Pietro. Allora, tu sei un imprenditore, sei anche un uomo di associazione, e comunque ci hai messo tempo e denaro su questa tecnologia. Perché l'hai fatto e cosa ci vedi come mercato? Sì, allora io, come giustamente dicevi tu, sono un imprenditore dal 2002 nel settore dell'information technology, ho un'azienda che sviluppa soluzioni e servizi in cloud. Poi all'incirca appunto 3 anni e mezzo fa mi sono appassionato a questo mondo, quindi come dire nemmeno tanto tempo fa, quindi ho iniziato a studiarlo e man mano che lo comprendevo, man mano ho capito che era una grande opportunità, perché la blockchain l'abbiamo conosciuta con la prima sua applicazione che è stato il Bitcoin, le criptovalute, ma in realtà questa io la chiamo infrastruttura distribuita dove poggiano diversi protocolli che decentralizzata pubblica, su questa infrastruttura si possono costruire anche diverse tante applicazioni fondamentalmente io li categorizzo in 3 macro settori. Il settore della notarizzazione, cioè dare delle data certe, prova di esistenza e prova di paternità a un set di documenti e a un set di dati che quanto più è decentralizzata e pubblica la rete, tanto più chiaramente ti dà una garanzia di sicurezza. Il settore della token economics, cioè rappresentare con un asset digitale, un asset fisico, con un token che sostanzialmente è un contenitore di metadati, e quello poi sostanzialmente dei pagamenti. Quindi iniziando a studiare, a capire sempre di più, ovviamente questa infrastruttura distribuita dove ci si può scambiare valore senza fondamentalmente bisogno di un intermediario, di un'unità centrale, sicuramente può rivoluzionare molti dei processi così come li conosciamo adesso, perché è proprio un cambio di paradigma, sulla blockchain ci riusciamo a scambiare valore senza bisogno più di qualcuno che ci garantisca, che la fiducia è riposta nel protocollo che sta alla base di questa tecnologia. Chiaramente oggi c'è tanta simmetria informativa, cioè nel senso molte volte le aziende, le PMI appunto non colgono le opportunità perché associano ancora questa parola a quella che è stata la sua prima applicazione, come dicevamo prima, le criptomonete. Quindi sicuramente, come diceva anche Nadia, la formazione, quindi formare, quindi studiare, provare a capire come funziona innanzitutto, e poi provare a capire, diciamo, dove ha senso applicarla, a quali processi applicarla, perché oggi purtroppo nel mercato, diciamo, questa simmetria informativa ha fatto modo che questa tecnologia, la parolina blockchain, fosse applicata a tutto e andava bene. No, la blockchain, una volta capito cos'è, capito come funziona, bisogna applicarla dove ha senso, ai processi dove ha senso, allora a quel punto realmente li può efficientare, può portare appunto anche all'economia italiana delle PMI un valore aggiunto, perché proprio questo è efficientare i processi attraverso, prima sentivo citare il concetto di smart contract, lo smart contract in realtà non è altro che un codice che una volta scritto, come dire, sulla blockchain fa esattamente quello che deve fare. Se ci riferiamo alla pubblica amministrazione, per esempio, potremmo magari efficientare l'erogazione di un bonus sociale, non so, il bonus nido, per esempio il comune di Cinisello l'ha fatto, come, diciamo, magari le pratiche che arrivano in automatico nel sistema, diciamo, questo smart contract controlla in automatico l'ISEE, prendendo i dati magari da un'altra banca dati, diciamo, italiana, allora chiaramente se l'ISEE è maggiore o minore di un numero, in automatico dice è diritto o non è diritto. A quel punto no, noi efficienteremmo il processo, ma togliamo anche, tra virgolette, l'errore umano che sempre ci può essere, diciamo, l'eventuale, come dire, manipolazione dei dati. Quindi questa parola, cioè rendiamo più trasparente un processo. Ecco, rendere più trasparente un processo è sicuramente una, come dire, delle caratteristiche che può aiutare anche, diciamo, la pubblica amministrazione, ma le PMI possono, diciamo, agevolarsene magari si parla tanto di tracciabilità, nel tracciare, diciamo, il processo lungo la filiera, anzi, anche se tengo a ribadire che la blockchain non dice la verità, cioè la blockchain semplicemente è un'infrastruttura dove una volta che scrivo un'informazione, se ha delle determinate caratteristiche, pubblica, non manomettibile, sicura e trasparente. Ma il sillogismo, il mio processo è in blockchain, il mio processo è vero, no, è falso. Quindi chiaramente no, se vogliamo dire tracciare il Made in Italy sicuramente ci può aiutare a farlo, ma chiaramente ricordando che il dato che viene messo in questa infrastruttura deve essere sempre un dato verificato, un dato trusted, perché da sola la blockchain non ci assicura niente, anzi normalmente la blockchain non è collegata col mondo esterno, per collegarla con il mondo esterno ci sono dei software che si chiamano oracoli che leggono appunto dei dati dal mondo esterno e attivano appunto gli smart contract dei processi sulla blockchain. Quindi chiaramente io come imprenditore ho iniziato a studiarla e a sviluppare delle applicazioni, diciamo, fondamentalmente su questa tecnologia, anche adatte, diciamo, a PMI e ad aziende, specialmente su questo filone della notarizzazione, che credo che oggi sia quello un po' più maturo per l'adozione. Quello della token economy lo vedo, come dire, sicuramente molto più interessante, ma ancora ha delle dinamiche, specialmente dal punto di vista di framework legale, un po', come dire, un po' più opache. Chiaramente bisogna muoversi, diciamo, in maniera più frastagliata, però quello della notarizzazione, specialmente in un periodo come questo di lockdown, avere la certezza che un determinato dato digitale che viaggia sulla rete sia effettivamente un dato, come dire, unico, non manomettibile, diciamo, e che tutti possono verificare quello sia, è sicuramente uno dei grandi valori aggiunti che questa tecnologia ci può dare. Magari dopo vi farò anche alcuni esempi di applicazione, diciamo, di questi processi nei vari settori per far capire meglio, diciamo, come dire, delle applicazioni pratiche che molte volte uno pensa alla blockchain come qualcosa di trascendentale, di strano, ma, come dire, a volte invece qualcosa di molto più semplice di quello che si pensa, e magari con degli esempi chiarificatori magari si può capire meglio come applicarla, diciamo, ad alcuni settori senza nemmeno sconvolgere più di tanto il flusso, il processo interno alle aziende. Sì, quindi la quantità di messaggi inviati è notevole. Uno dei messaggi principali che hai mandato è: bisogna studiare, perché come ha detto prima Nadia, è una prateria. In questa prateria bisogna trovare i percorsi giusti, organizzativi, capire, bisogna studiarlo proprio perché sì, è un fenomeno nuovo. Aggiungo, se mi permetti, un'ultima cosa a questo punto. In realtà come associazione, non come imprenditore, noi come associazione Italia4Blockchain, appunto siamo anche soci della Italian Digital SME Alliance, chiaramente abbiamo sin dall'inizio voluto standardizzare un po' dei percorsi formativi proprio per colmare questa simmetria informativa, diciamo, pensando che in Italia non solo manchino due tipi di figure come macro area, ma due tipi di figure sulla blockchain. Una un po' più manageriale, che abbiamo definito blockchain innovation manager, cioè un manager dell'innovazione sulla blockchain che, una volta capito cos'è, capisca se dove applicarla per i processi e per i settori. E una un po' più tecnica, che abbiamo chiamato blockchain technology specialist, cioè colui che scrive del codice. Ecco, queste due macrofigure sicuramente necessiteranno sempre di più, perché chiaramente sono quelle che poi, diciamo, o interne alle aziende o esterne alle aziende le aiuteranno chiaramente nell'approcciare questa tecnologia, applicarla nel modo corretto, diciamo, alle PMI ma anche a grandi aziende. Bene, allora adesso torniamo a Brando, all'aspetto, al mondo della politica, cercando magari di calarlo ancora di più per le piccole imprese, le microimprese. Cioè, tu parlavi prima che adesso si sta discutendo anche il bilancio, si stanno trattando, si sta trattando di soldi. Benissimo, mi raccomando, pensate alle nostre piccole imprese italiane. Ma ecco, in concreto, qual è il lavoro che viene fatto e che può essere utile per le nostre imprese, che possono aiutarle a entrare in questo mondo che abbiamo capito che è complesso, ma anche molto potenziale? Ma allora, intanto alcuni temi sono stati toccati già e li voglio risottolineare anch'io. Sicuramente la questione di tipo formativo e delle skills e di avere informazioni e formazione adeguata è un tema fondamentale, perché soprattutto nelle realtà più piccole è chiaro che questo richiede un aiuto da parte delle istituzioni. Quindi credo che sia molto importante, per esempio, il lavoro che viene fatto con il programma Digital Europe, con anche il Fondo Sociale Europeo per la sua parte relativa alla formazione digitale, per migliorare questo aspetto che diciamo è di base, per poter entrare dentro queste dinamiche. Poi io segnalo, per esempio, cito per esempio due portali utili, lo Startup Europe Club.eu, dove si trovano informazioni di finanziamento anche per l'ambito blockchain relativo alle micro, piccole imprese, startups o meno, anche se si chiama Startup Europe Club, in realtà poi dà delle panoramiche un po' più ampie, e anche la pagina della Commissione europea su funding and tender opportunities sull'ambito single electronic data interchange area, per fare un esempio di risorse online legate alla Commissione europea e supportate dal Parlamento europeo, dove si possono trovare informazioni precise di opportunità di supporto. In più, come accennavo all'inizio, credo sia utile segnalare appunto che in questo rapporto Wölken sui servizi digitali, che potete trovare anche questo facilmente nel sito del Parlamento europeo, viene fatta un approfondimento sugli smart contracts, che sono oggi una frontiera molto, molto importante, che va a approfondire, come dire, la necessità di avere una certezza del diritto. Ora semplifico e riassumo per non farla troppo lunga. Certezza del diritto sia per chi investe, chi lavora dal fronte imprenditoriale, sia per i consumatori e gli utenti finali magari dei servizi. Quindi questo fronte di costruire un ambiente, voglio essere chiaro su questo, che costruisca la fiducia, è considerata dal Parlamento europeo la questione chiave. Cioè, intorno a questi temi abbiamo bisogno di costruire fiducia dei consumatori, fiducia degli imprenditori, fiducia nella possibilità di avere un sostegno nel momento in cui si vanno a affrontare il tentativo di utilizzare questo tipo di tecnologie per la propria attività economica. Io credo che si debba continuare su questa strada e fare anche di più su un fronte poi che in parte veniva citato anch'esso prima, cioè del rapporto tra università, mondo dell'impresa, mondo delle istituzioni. Sappiamo molto bene che anche le migliori esperienze poi che hanno portato alla crescita di esperienze d'eccellenza di piccole e medie imprese che sono magari poi anche cresciute o sono rimaste magari in una dimensione più piccola, ma hanno costruito una nicchia di eccellenza anche in questi ambiti, nasce questo genere di esperienze, alcune anche che conosco personalmente, da un'interazione molto forte fra questi mondi che devono essere avvicinati, questo sempre anche con lo sforzo dell'utilizzo delle risorse europee. Mi permetto di aggiungere infine che io auspico che con un pezzo dell'azione europea che però ricade fortemente nelle mani, nella decisione poi del governo nazionale, e cioè quelli che sono i fondi del cosiddetto piano di ripresa europeo, Next Generation EU, di cui si parla molto, l'Italia avrà la fetta più importante, parliamo di 85 miliardi circa di risorse a fondo perduto e un po' di più di questa cifra altrettanti in prestiti a lungo termine. Si sta ragionando a livello governativo, perché qua parliamo non più dei programmi europei di cui ho parlato fino ad oggi, ma di risorse europee per programmi nazionali. Bisogna essere chiari su questo perché c'è una grande confusione su questi temi. Dicevo, il governo, io mi auguro che anche dialogando con realtà come quelle che sono oggi qui, insomma, possa cogliere, noi sicuramente lo faremo presente, chi è sensibile su questo anche ai livelli, diciamo, del governo che stanno decidendo queste questioni, la necessità di investire nel momento in cui i pilastri del piano di ripresa di Next Generation EU sono digitale, sostenibilità, inclusione sociale, sulla questione digitale, ma anche con ricadute sulle altri pilastri, sostenibilità e inclusione sociale, investire nella infrastrutturazione, nella costruzione di una infrastruttura nazionale di collaborazione e anche di competizione, ovviamente sul fronte blockchain. Quindi anche che queste azioni europee vengano rese veramente, diciamo, ci sia un'azione complementare dal fronte nazionale, perché sono tante risorse, dato che mi veniva chiesto su questo. E allora, da ultimo, mi permetto di dire che è molto importante il lavoro delle organizzazioni di impresa, delle realtà che collaborano, i centri studi, le realtà che lavorano con il mondo dell'impresa, con le loro rappresentanze, di fare uno sforzo di intermediazione, anche di informazione. Su questo stiamo lavorando, nel senso che abbiamo anche nel programma Mercato Unico, di cui io sono relatore, che si occupa più in generale di tutela dei consumatori, sicurezza dei prodotti e ovviamente anche di digitalizzazione dei processi e utilizzo di tecnologie anche come il blockchain, fare in modo, e chiudo, dicevo, con questa azione europea, di fare in modo che ci sia davvero la possibilità, anche tramite le realtà di rappresentanza imprenditoriale, di fare informazione e formazione. Stiamo creando meccanismi, o meglio, stiamo migliorando meccanismi che già esistevano, i punti di contatto delle piccole e medie imprese, il rappresentante nazionale delle piccole e medie imprese per i fondi europei. Insomma, credo che anche su questo tema, diciamo, della circolazione, della integrazione delle informazioni, possiamo fare meglio grazie alle risorse europee. Ma ti ringrazio molto perché hai toccato un aspetto molto importante, che è appunto anche questo collegamento con la realtà politica italiana, soprattutto in questo periodo in cui si sta discutendo di cifre alquanto consistenti, e la speranza e il desiderio di chi rappresenta le piccole imprese è che questi fondi vengono spesi effettivamente sul mercato a favore delle industrie e non vengono persi in migliaia di rivoli di poca produttività. Comunque è un argomento che riprenderemo sicuramente in altri momenti. Nadia, tu hai detto che bisogna coinvolgere le piccole e medie imprese, benissimo, hai ragione. E come facciamo? Cioè, cosa hanno bisogno? Cosa possiamo fare concretamente noi, voi, tutti assieme? Ecco. Allora, è una domandona. Io dico che cosa ho studiato che si dovrebbe fare, riprendendo le parole sempre di Brando, cioè Quello che fa l'Accademia e si fa anche nei grandi programmi europei, progetti europei, di solito è un'innovazione cosiddetta technology driven, quindi si sviluppano, si portano a maturazione tecnologie, ma poi l'innesco per l'innovazione anche per le SME è quella che si chiama la design driven innovation, dove design non sta per design, ma vuol dire legata a una progettazione che deriva da tutta una serie di caratteristiche specifiche dell'unicità di quella SME, quindi quella SME è dentro in un contesto culturale, ha una serie di stimoli e quindi usa le tecnologie che arrivano in maniera creativa. Quindi quello che devono fare le istituzioni, tra virgolette, o anche i centri come che siamo noi, è quanto più possibile rendere leggera la parte di technology driven, cioè la parte molto tecnologica e anche di accesso ai fondi, quindi costruire una sorta di giardino dell'Eden, dove però poi le SME devono appunto mettere la loro creatività, anche con un messaggio anche positivo, perché in Italia, per esempio, le piccole e medie imprese sono sempre state anche molto creative, magari non così tanto nel digitale o in ottica di digital single market. Quindi se riuscissimo a portare la capacità creativa che abbiamo in altri contesti nel mondo del digitale, anche nella blockchain, questo sarebbe un po' diciamo il salto culturale, devono anche un po' buttarsi e speriamo che poi dopo da cosa nasce cosa, come diceva giustamente Pietro, bisogna iniziare da attività che sono più fattibili come la notarizzazione. Non mi immagino che la piccola media impresa si metta a tokenizzare i suoi asset per renderli liquidi, andando incontro anche diciamo, ad affrontare tematiche troppo complicate, però che inizia a masticare la tecnologia, diciamo a masticare dei casi d'uso semplici, sì, e invece in particolare sul digital single market per me questo è un tema transnazionale, cioè un tema europeo. Nel digital single market, lo sappiamo, ci sono delle tematiche di gestione del dato, di trust, di sistemi che conservano la privacy, abilitano l'utilizzo del dato per lo scambio di dati da parte di tutte le aziende, in cui la blockchain potrebbe giocare un ruolo, e lì l'istituzione e comunque le grandi corporation devono fare un passo maggiore, perché le SME saranno adopter, non saranno creatrici, però anche per essere adopter ci vuole la consapevolezza. A me viene molto in mente l'email degli anni '80. Alla fine oggi tutti usiamo l'email anche senza sapere come funziona il protocollo dell'email, e tra l'altro è una cosa un po' una curiosità da nerd, perché uno dei protocolli usati nella blockchain di Adam Beck è lo stesso dell'email, quindi diciamo per il phishing, però per dire nessuno sa come funziona l'email, però la usiamo tutti, quindi almeno quel passaggio bisogna farlo, e anche allora poi alla fine l'abbiamo fatto. La differenza è un po' la differenza di contesto, perché gli anni '80 e oggi oggi siamo in un contesto un po' più complicato dal punto di vista della complessità tecnologica da gestire, però non è che le SME devono sapere come funziona l'algoritmo di consenso, devono capire il senso, devono avere la visione d'insieme, quindi in questo era questo anche un po' il mio messaggio, cioè quando si parla di skill deve essere tutto commisurato quello che deve fare, cioè l'ingegnere elettronico che progetta la scheda elettronica, ma noi tutti i giorni, le piccole e medie imprese italiane adottano sistemi anche elettronici, ma non è che sanno le specifiche, cioè non è che si costruiscono le schede da zero, quindi dobbiamo un po' rendere la blockchain meno esotica, renderla un po' più semplice come tutte le altre cose che noi usiamo, allo stesso tempo smettere di dare retta a chi racconta, magari anche in maniera c'è stato anche molto marketing e molto hype, che la blockchain può fare tutto, perché tutto non può fare, cioè può fare alcune cose bene se capiamo come usarla. Sì, quindi da un lato l'imprenditore, la piccola impresa deve imparare, deve studiare, deve riflettere, dall'altro però chi fornisce servizi deve un attimo banalizzare il prodotto, cioè non c'è bisogno di sapere come funziona un motore a scoppio per guidare un'automobile, insomma. Ma la stessa, quindi... un altro esempio, questo è un esempio bellissimo che faccio sempre io nei corsi. Il consenso è come il motore, ci sono tanti, le blockchain hanno tanti consensi, ma nessuno si sognerebbe di andare a vedere come sono fatti i bulloni, cioè voglio dire, magari io devo andare a vederlo qualche volta se voglio fare certe cose, al Politecnico ancora più di noi, però alla fine tutti usano l'automobile e l'esempio dell'automobile è carino perché è vero che c'è la Volkswagen, la Ford che costruisce l'automobile, ma pensiamo a tutto, diciamo, la catena del valore dell'automotive, ci sono anche tante piccole e medie imprese, quindi intorno alla blockchain si costruirà un ecosistema di valore nuovo, certo. Quindi non è che tutti dobbiamo un po' sganciarci dalla logica del dire che tutti devono fare tutto nella blockchain, cioè diventa un altro senso, e così anche nell'intelligenza artificiale ci sono tante analogie. Questo ne parliamo un'altra volta. Pietro, allora faccio un po' di esempi che facciano capire un attimino come si può usare, dove voi l'avete applicata con successo e con successo e con soddisfazione del cliente soprattutto. Certo, sì, appunto, concordo con quello che ha detto Nadia, cioè molte volte ci sforziamo di capire cos'è, come funziona nel dettaglio, ma in realtà la blockchain, come dire, sapremo per esempio che dei flussi di dati sono notarizzati in blockchain, ma sarà normale che lo siano, cioè nel senso, ma non dobbiamo sapere il perché, come funziona, no? Cioè come quando navighiamo in internet, mica ci siamo mai andati a chiedere come funziona il protocollo HTTP o TCPP, cioè nel senso, andiamo in internet e andiamo, così diciamo notarizzeremo dei dati in blockchain perché comunque no, lo faremo. Ecco alcuni esempi pratici. Esempio, vabbè, noi abbiamo sviluppato diciamo una piattaforma che in maniera semplice ti permette di notarizzare qualsiasi file e documento sulla blockchain che si chiama dediti.io. Cosa abbiamo fatto? Alcuni esempi. Per esempio durante il lockdown attraverso la piattaforma c'è stato il primo caso di approvazione di bilancio di un'azienda da remoto, cioè diciamo i soci si sono riuniti in videoconferenza, hanno notarizzato quindi il verbale di approvazione del bilancio, quindi chiaramente rendendolo in digitale, notarizzandolo, e hanno notarizzato anche il video della videoconferenza in modo da poter sempre dimostrare a posteriori che quel documento che si è condiviso diciamo in quel momento era effettivamente quello diciamo che si era approvato, perché notarizzandolo ho la data certa ma anche la prova di modificabilità, e notarizzando anche il video, perché in blockchain poi ricordiamo non si mette mai il dato in chiaro ma si mette quello che viene chiamato impronta digitale univoca del documento, tecnicamente esce, quindi chiaramente metto una stringa fondamentalmente che mi rappresenta univocamente quel dato, quindi chiaramente ho la prova che quella cosa è avvenuta quando è avvenuta, diciamo. Questo è stato un primo caso. Un altro caso sempre su questa scia è stato quello di appunto alcuni sindacalisti con alcune aziende, alcuni lavoratori l'hanno utilizzato addirittura sempre da remoto durante questo periodo per come dire, fare le cosiddette conciliazioni sindacali, quindi l'accordo tra azienda e lavoratore, diciamo, come dire, certificando anche di un sindacalista. Quindi hanno fatto la stessa operazione, hanno autorizzato nel pari d'accordo anche il video di assemblea. Per esempio, alcuni nostri clienti, per esempio il gruppo IMQ, cioè l'Istituto del Marchio di Qualità, per essere certo che il documento digitale che circola in rete, quindi il certificato di qualità che chiaramente rilascia ai propri clienti, sia esattamente quello e che nessuno lo possa, come dire, modificare e rendere facilmente a tutti la possibilità di verificarlo, che fa? Notarizza questo certificato prima di inviarlo al cliente e poi sul loro sito o semplicemente mettono diciamo un form dove uno, caricando diciamo quel certificato che è stato notarizzato e firmato con la chiave criptografica privata diciamo di IMQ, che solo lui, diciamo IMQ può avere, quindi gli dà una prova di diciamo esistenza e di paternità, quindi rende facilmente semplice la verifica. La stessa cosa la potremmo fare, ma dovrebbe essere secondo me uno standard nel mondo della formazione, nel senso, quando noi rilasciamo un titolo universitario, tipo noi abbiamo fatto il primo caso in Italia in una scuola superiore di Crotone che hanno autorizzato i diplomi di scuola superiore. Quindi la stessa cosa si potrebbe fare per qualsiasi attestato di formazione, per i diplomi di laurea, perché chiaramente casi di, come dire, di diplomi o di lauree false ne abbiamo sentite a bizzeffe, ma risolverlo veramente sarebbe molto semplice, cioè l'ente emittente, qualsiasi esso sia, l'università o un altro ente che mette certificazione, nel momento in cui mette quel documento digitale, lo notarizza, gli dà una data certa, lo firma con la propria chiave criptografica privata, cioè che solo in blockchain quindi si può avere, quindi diciamo associata al proprio wallet, si chiama, per firmare la transazione. A questo punto gli dà anche la prova di paternità e soltanto quel documento è quello digitale originale che circola in rete, e tutti facilmente lo possono verificare con un drag and drop. Un altro caso mi viene, per esempio, ecco, il gruppo Auditel, che è un altro nostro cliente, che è la società chiaramente che fa sondaggi. In questo caso, utilizzando le api della piattaforma, cosa fa? Prende il dato digitale e il dato analogico che riceve dal campo, che poi sono i dati che concorrono a formare lo share televisivo, e chiaramente proprio per dimostrare che quel dato, così come arriva, lei lo elabora e non lo modifica, che poi, e poi quel dato lo passa ai player televisivi Rai o Mediaset, appunto lo notarizza in automatico, in modo da poter sempre dimostrare che come dire, quel dato è quello originale, perché ci raccontava magari durante Sanremo c'è sempre qualche polemica, no, sullo share televisivo, e quindi come dire, è sempre un modo per rendere più trasparente un processo. Così alcune aziende lo stanno utilizzando per notarizzare il dump del DB, cioè l'integrità del contenuto del DB in maniera automatica, perché per essere anche più trasparente nei confronti dei loro utilizzatori. Altri esempi diciamo che posso fare, come dire, uno solo siamo... ancora, perché poi dovremo chiudere. Ma guarda, ne possiamo far tanti, nel senso, come dire, anche, diciamo, abbiamo fatto un caso di tracciabilità di filiera utilizzando anche, diciamo, una blockchain che io chiamo, tra virgolette, di terza generazione, cioè che è quella di Algorand, no? Che un po' risolve, che è una pubblica, permissionless e scalabile, quindi risolve un po' il problema del trilemma, e dove si può prestare anche un po' un contesto enterprise. Là abbiamo fatto un caso di tracciabilità di un'azienda, diciamo, in Calabria che produce pasta, dove abbiamo appunto nel ciclo di produzione notarizzato alcuni processi, e però appunto, come dicevamo, siccome quel dato, come dire, da solo non è trusted, diciamo, lungo questa filiera, diciamo, c'è sempre un ente di certificazione che ti va a controllare e notarizza le verifiche durante la filiera, perché se no, come dire, se me la canto e me la sono da solo, cioè, come dire, non devo usare la blockchain. Così come molti progetti ci sono stati, come dire, il mio prodotto è biologico, lo metto in blockchain, ok, ma se me lo dico da solo, a questo punto me lo autocertificavo, non avevo bisogno di usare la blockchain, che forse, come dire, non ha senso. Quindi, come dire, io lancio una proposta, se mi permette, che siamo quasi in chiusura, probabilmente raccogliendo un po' le indicazioni di Nadia, di Brando e anche le tue, probabilmente occorrerebbe magari, no, lanciare assieme quello che potremmo chiamare, no, uno sportello per le PMI, cioè nel senso, come dire, un qualcosa dove chi vuole approcciarsi a questa tecnologia abbia un punto ovviamente digitale, perché visto il periodo non può essere che così, dove uno magari, una PMI che chiaramente è quella che più fa difficoltà per mancanza di risorse, se sono la grande azienda, investo, mi assumo 10 persone, ho risolto il problema. Chiaramente la PMI molte volte l'imprenditore è quello che deve correre e far tutto, quindi come dire, avere magari un punto a cui potersi rivolgere per dargli le prime delucidazioni su come iniziare a usare questa tecnologia, su come formarsi, perché anche là si trovano diverse cose che magari possono essere anche un po' indirizzate in maniera sbagliata. Sicuramente potrebbe essere una buona idea per aiutare le nostre PMI, sia italiane che europee, all'adozione di questo paradigma tecnologico che sicuramente può e rivoluzionerà molti dei processi così per come li conosciamo, e sicuramente arriverà, quindi prima si inizia a studiarla, prima si acquisisce anche un vantaggio competitivo nei confronti delle imprese concorrenti. Bene, direi che abbiamo detto che la blockchain non è che possa fare tutto, però può fare tante cose, basta capire esattamente dove può essere utile, e abbiamo anche capito che ci sono tutta una serie di strumenti anche economici, finanziari e infrastrutturali che possono aiutare le piccole imprese. Chiuderei con questa idea di avere una sorta di sportello, la possiamo riprendere e magari parlarne a livello di associazioni e così via, perché può essere una proposta molto pratica, e visto che abbiamo chiuso ormai i nostri tempi, non abbiamo neanche più tempo per eventuali domande che potremmo rispondere poi successivamente, e ringrazio tutti i partecipanti, ci sentiremo per le novità, e magari vedremo di fare un secondo webinar magari sulla base delle risultanze di questo prima. Ringrazio tutti per la partecipazione, anche coloro che ci hanno seguito e ci hanno ascoltato, e buona serata a tutti. Arrivederci. Arrivederci.